Troppo bello, Italia campione d'oro. Troppo bello. Io non sono solito comprare giornali, non sono solito comprare la Gazzetta dello Sport, ma oggi sentivo di doverlo fare. Penso di essere uno dei tanti che ha fatto questo ragionamento, che ha fatto questo pensiero, e quindi credo che oggi la Gazzetta possa andare a fatturare numeri incredibili, veramente tanti tanti bei soldini. Magari accendiamo la luce così si vede un po' di più. Ripeto, troppo bello, troppo bello, troppo bello. E questo qua proveremo a metterlo in un quadretto, proveremo ad abbellire questo studio che è ancora in fase embrionale, ma che già può vantarsi la presenza di questo video registrato il giorno dopo, poche ore dopo la vittoria di Euro 2020-2021 da parte nazionale italiana. Allora ragazzi, io vi ringrazio perché siete stati veramente tantissimi a commentare e lasciare mi piace al video di ieri sera della live reaction e è andata alla grandissima live reaction ai rigori. Qualcuno mi ha detto potevi censurare le bestemmie, ma non è colpa mia se le persone intorno bestemmiano e poi quando potevo avere mai il tempo materiale di editare un video. Io quel video appena è finito, mentre festeggiavamo, l'ho caricato. In quel video ci sono i festeggiamenti, è stato bellissimo, ce lo meritavamo, ci serviva. Ne avevamo bisogno, quindi grazie per il supporto a quel video e grazie per il supporto che darete anche a questo video. C'è OneFootball qui sotto in descrizione per leggere tutto quello che praticamente c'è scritto sulla Gazzetta, lo potete fare gratuitamente sul formato digitale, l'app è quella che sponsorizza il canale da un po' di tempo a questa parte. Se non l'avete ancora fatto, penso che non ci sia una giornata migliore di questa per scaricare OneFootball sui vostri cellulari, anche perché ora metteremo da parte un attimo la nazionale e passeremo a parlare del club, della Juventus, di tutte le altre squadre che iniziano i ritiri proprio in questi giorni e ci divertiremo, ecco. Scusate se mi prendo delle pause, ma tuttora non so di cosa voglio parlare all'interno di questo video, tuttora non verrà articolato in nessun modo perché non voglio parlare della partita. L'ho vissuta con un'ansia e un'adrenalina e una carica emotiva tremenda che non riuscirei ad essere obiettivo. Sarei sicuramente molto molto distante dalla realtà. Andrei a dire cose che probabilmente non corrispondono al vero e non mi va. Quindi le pagelle della partita di ieri Italia-Inghilterra, no, 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 non me la sento. Magari il pagellone, vi porterò il pagellone in questi giorni, magari anche già domani, magari anche già oggi, secondo video di giornata, pagellone dell'Europeo per andare a parlare dei singoli. Io vorrei dire tante cose. Vorrei dire tante cose perché intanto la vittoria di oggi la dedico a Spinazzola in primis, perché veramente è stato un giocatore fantastico e ci è mancato tanto da quando si è fatto male. Emerson l'ha sostituito degnamente, ma Spinazzola è un'altra roba e dispiace un sacco per un ragazzo che ha delle qualità incredibili, incredibili, ma un fisico veramente maledetto. E quindi il primo pensiero è a Spinazzola. Il secondo è addirittura a Buffon. Buffon che ha vinto il mondiale. Buffon che era stato uno degli ultimi a lasciare la nave dei campioni del mondo, forse tuttora è l'unico giocatore in attività che ha vinto quel mondiale nel 2006, probabilmente è così, e non è stato presente ovviamente a Euro 2021, 2020, chiamatelo come volete, ma un pensierino va a lui che ha sofferto per l'esclusione dal mondiale più di noi, ovviamente perché era il capitano rappresentante di quella nazionale, ha sofferto per aver perso nel 2012 questa stessa finale 4-0 contro la Spagna, giustamente. Ha sofferto per aver perso la Champions con il Milan, sofferto per aver perso la Champions con il Barcellona, con il Real Madrid, magari me ne sfugge anche un'altra, ma Gigi ha sofferto tanto in Europa. E ovviamente il passo successivo va a quelli che insieme a Gigi le avevano perse precedentemente queste due finali, e sono Chiellini e Bonucci. E sono due emblemi veri e propri. Bonucci, migliore in campo, il gol, il rigore segnato, un parallelismo incredibile con l'Italia del 2006, signori. 1-1 nei tempi regolamentari, si va ai supplementari, si vince ai rigori. Andiamo sotto noi per un gol che viene segnato con un palo. Era la traversa di Zidane sul rigore, questa volta il palo di Shaw prima di insaccarsi alle spalle di Donnarumma. La pareggia un difensore centrale, che è l'altro difensore che non è il capitano, perché Chiellini è il capitano, Cannavaro è il capitano, Bonucci è stato il materazzi di quella volta lì, che ha pure segnato il rigore nella batteria, nella lotteria dei calci di rigore. Quindi dei parallelismi assurdi, incredibili. Io
ve l'ho detto, lo avete visto nel video di ieri, avevo contato male i rigori addirittura. Forse anche Donnarumma, ho letto che tantissimi di voi erano nella mia stessa situazione, io non avevo capito di aver vinto. E ero lì concentrato perché dicevo, dobbiamo farne un altro. Non pensavo che potesse sbagliare Jorginho, è stato anche molto sfortunato in quel rimpallo, il palo. Ero convintissimo di doverne fare un altro e sono contento di sapere che anche per voi è stato così. Ho chiamato la mia ragazza subito dopo la partita e mi ha detto anche io ho contato male, quindi evviva noi che contiamo male. E ovviamente dopo a Mancini, a Gianluca Vialli, che hanno creato questa roba qua. Io non credevo a inizio europeo di poter vincere, sono sincero, lo dico senza problemi. Ero convinto che avremmo sì fatto un buon percorso. Mi ero dato prime 4 per poi sognare, ma quel poi sognare nella mia testa non esisteva. Era un modo come un altro per darmi la carica più di quanto non ce ne fosse già bisogno. Un europeo che è iniziato in maniera particolare per me, ve lo ricorderete. Io non ho visto in diretta la partita con la Turchia. Me la sono registrata, me la sono vista il giorno dopo perché era un momento completamente di stress della mia vita. E avevo bisogno di staccare. E la mattina dopo, in tutta tranquillità, mi sono riguardato una partita che era già stata giocata e stravinta dall'Italia. E in quel momento lì ho detto, Luca Mancini, i piedi per terra, perché non è successo niente, abbiamo vinto con la Turchia, ma hai appena visto una squadra forte. E questa consapevolezza è cresciuta tanto, perché poi andavi a giocare con l'Austria, con la Svizzera, con il Galles, con il Belgio, non l'ho detto in fila, con la Spagna, e quando sei arrivato lì con l'Inghilterra sapevi che era difficile, ma sapevi che avresti vinto. Io ero convintissimo che avremmo vinto questo europeo nel momento esatto in cui è stato ufficializzato Italia-Inghilterra, ero sicurissimo. Bisognava soltanto capire la modalità, bisognava soltanto capire in che modo, e l'abbiamo anche parzialmente sculato, se vogliamo, perché prendere gol dopo 2 minuti in quella maniera è stato tremendo. Diciamo 2-1 con l'Inghilterra. Ma anche in questo caso è venuta fuori una squadra, un gruppo. C'era da morire, poteva essere un colpo letale quel gol del 1-0 dopo 2 minuti. Un colpo letale. E siamo stati bravi. Ma non voglio parlare della partita. No, io voglio parlare della gioia che sto provando. Lo sapete, io in pandemia sono sempre stato attento. Ora che i contagi sono diminuiti, ho deciso di rivedere i miei amici e ho fatto una live su Twitch nella prima partita che sono andato a vedere, quindi quella con la Svizzera, insieme ai miei amici al bar. Arrivavano e mi abbracciavano perché era 2 anni che non mi vedevano. E ho detto, non posso perdermi l'occasione di vivere insieme a loro questa avventura, questo viaggio. Poi vada come vada, ma bisognava viverlo insieme. E l'ho vissuto insieme a loro. Ed è stato bellissimo. Ringrazio anche per dire Andrea, che è sempre stato disponibilissimo a venire a fare i post partita. E non sempre è stato facile, ragazzi. C'erano delle volte che mentre ci preparavamo per andare a fare i post partita, mi guardavo e diceva, ma di cosa parliamo? Ma come fai a parlare in questo momento? Ma lo fai tutte le volte che c'è una partita della Juve? Ma com'è possibile? Sì, so che sembra una stronzata mettersi qui a parlare, ma vengono fuori delle emozioni vere e proprie. Ditemi che è soltanto un gioco, ditemelo, è un gioco, ditemi che è un gioco, io faccio un lavoro perché questo è anche un lavoro per me, oltre al mio lavoro principale, questo è un lavoro, e questo è un lavoro bellissimo, perché mi permette di guadagnare facendo quello che amo, che è parlare di pallone, raccontare il pallone, raccontare le mie emozioni legate al pallone e vedere dall'altra parte che siamo tutti uguali, cazzo, siamo tutti identici, tutti amiamo il calcio in una maniera spropositata, è qualcosa che unisce in una maniera tremenda. Ieri sera è stato bellissimo, dopo 2 cazzo di anni rinchiusi in casa, scendere in piazza e festeggiare. E lo so che il rischio c'è ancora, il Covid non è stato sconfitto e a breve finalmente riuscirò a fare il vaccino. Ieri però bisognava farlo, complice il fatto appunto che i rischi erano molto ridotti rispetto a qualche mese fa. Ed è stato stupendo. Siamo l'unica nazionale che ha vinto qualcosa in un anno dispari. Nessuno mai aveva vinto in un anno dispari, proprio per il discorso legato al Covid. Siamo una nazionale che
non riusciva a battere la Svezia per qualificarsi al mondiale. Noi, Italia, non siamo andati al mondiale. A casa, sul divano, con i fruttini e le patatine, come diceva Gianluigi. Ed è stato fantastico. È stato fantastico. Ed è stato bello perché nascono altri giocatori. Ora, questi sono nella storia per sempre, eh? Nomi che rimangono lì. E ci sono tanti ragazzi giovani di belle speranze, e ci sono anche giocatori che potrebbero anche essere arrivati e potrebbero rigenerarsi con questa cosa. Un nome su tutti che mi viene in mente è Bernardeschi. Io sono stato il primo in assoluto a dire inizio anno, che a inizio europeo, che la convocazione non era giusta. Probabilmente si poteva optare di più per Moise Kean. Bernardeschi, semifinale finale, tira due rigori e fa due gol. Dopo un'annata del genere, dopo stagioni altalenanti, quindi una forza psicologica incredibile, perché ci vogliono le palle anche, ci vogliono veramente le palle per fare certe cose. Un'altra cosa che voglio dire riguarda Giorgio Chiellini, perché sempre io a inizio europeo non pensavo di poter vedere un Chiellini così in forma. Attenzione, badate bene, non sto dicendo che non conoscevo Giorgio Chiellini, io so per certo e ne sono sempre stato consapevole e l'ho sempre detto, che se sta bene come Giorgio, chi c'è? Nella Juve c'è l'elite, che ci sta, in giro come Giorgio c'è poca roba, ma Giorgio come Spinazzola c'ha quel fisico lì, e dopo un ginocchio spaccato, frantumato un anno fa, che probabilmente non gli avrebbe permesso di essere a questi livelli qualora si fosse disputato davvero l'europeo nel 2020, è un'età così avanti, cazzo, tra un mese fa 37 anni, è un infortunio nel corso dell'europeo. Io non pensavo potesse reggere questi livelli e lo amo per questo, perché ieri sera mi ha fatto emozionare. Ieri sera vedere come spende quel fallo all'ultimo minuto utile per dire al ragazzo: tu in porta non ci vai, questa partita ce la giochiamo poi successivamente, ma tu in porta non ci vai. Spende un giallo in una maniera incredibile. L'intelligenza, la bontà di Giorgio Uomo. Sono fiero di avere un capitano come Giorgio Chiellini, sia nella Juventus che nella nazionale italiana. È tutto così bello, è tutto così bello che quasi non mi sembra vero, e anche il giorno dopo fatico ad articolare delle frasi, fatico a mettere insieme i pensieri, perché è tutto magico. Ero sicuro che avremmo vinto, ieri ero sicurissimo, ma quel gol mi aveva fatto preoccupare. E tra risate, preoccupazioni, birre, tantissime birre, e gli amici di sempre, posso veramente dire di aver vissuto un mese super intenso. E ora faccio un annuncio, perché non viene anche da muovere, faccio un annuncio perché dopo questo mese così intenso, io il 26 luglio andrò in ferie, e per non rischiare da oggi mi metto in quarantena volontaria per i prossimi 15 giorni, e quindi ci saranno tanti contenuti per voi, dirette, video, di tutto, proprio perché sono qua, voglio evitare qualsiasi tipo di sorpresa, e se per sfiga divina mi è andata così, voglio evitare di contaminare altre persone. E quindi preparatevi, perché ora la Juve va anche in ritiro, e quindi ci divertiamo, cazzo, abbiamo vinto l'europeo, ragazzi. Abbiamo vinto l'europeo.